Questo signore, era un signore molto alto, spesso, alto circa 1,90, grosso, aveva un giubbotto nero, occhiali scuri, un cappellino a righe verdi e grigie, un cappello di lana. Si è avvicinato al banco e io ero dietro il banco, mi ha appoggiato un foglio con scritto «Dammi i soldi della cassa o sparo». Io credevo che fosse uno scherzo e lì per lì mi sono messa a ridere. Lui serio mi fa «No, guarda, dammi i soldi della cassa oppure ti sparo». E lo guardo e gli faccio «Beh, allora sparami». Lui ha fatto così, dalla tasca è uscita fuori un pezzo di pistola per farmi vedere che era armato. Al che ho capito che non era uno scherzo che questo signore stava facendo sul serio, ho preso, a passo spedito, sono uscita dalla porta, di modo che lui mi sembra aggrediva, c'erano comunque i passanti. Lui mi ha seguito, proprio mi ha seguito, si vede dal video, proprio della, cioè la registrazione, si vede, proprio mi ha seguita dietro la porta. Io come sono uscita, che mentre ero già al telefono col 112, questo signore è scappato imboccando la strada verso il centro di Pietra Ligure. Nel frattempo si è tolto il cappellino e gli occhiali, in quel modo sono riuscita a vederlo in faccia. Se per caso lo avvistate, è un signore alto, capelli rasati, neri, pelle olivastra, occhi neri e ha delle grosse occhiaie sotto gli occhi. L'accento, le avete colto l'inflessione dell'italiano? L'inflessione dell'accento non era, cioè era un buon italiano, quindi era italiano sicuramente, signore. Non era meridionale perché l'accento non era marcato, era probabilmente un signore del nord Italia. Sembra che ha seguito dei corsi, lei. Sì, tra le altre cose, se posso fare pubblicità al mio maestro di Self Defense Combat, Luigi Gallo, che mi ha insegnato l'autocontrollo e l'autostima in se stessi, ed è anche grazie a questi insegnamenti che io ho avuto questa reazione di prontezza senza spaventarmi di fronte a un aggressore.